medicinaregionelazio.it, come sempre la nostra rubrica ricca di contenuti ci accompagna, vi accompagna alla scoperta di sempre nuovi aspetti riguardanti in generale il mondo, il vasto mondo della medicina, ma anche quello della psicologia, della psicoterapia. Non basta mai e c'è sempre qualcosa da scoprire. Ecco, oggi sono in compagnia di una dottoressa, psicologa psicoterapeuta, membro del centro di psicoterapia Clodio, e insomma è un entourage, un gruppo di validissimi professionisti, e parleremo in generale di psicoterapia, psicologia, ma anche di psicologia giuridica. Andiamo ad approfondire cos'è e su cosa si basa, e faremo, condivideremo tutto questo assieme alla dottoressa Chiara Rossetti. Benvenuta all'interno della rubrica. Ciao Riccardo, un saluto. Salve. Agli ascoltatori. Salve dottoressa Rossetti, un saluto a lei, un saluto a tutti. Dunque iniziamo subito. Ecco, cosa l'ha spinta, l'ha portata a intraprendere questo percorso? Perché ha scelto di dedicarsi alla psicologia e alla psicoterapia? Guarda, ricordo uno studio che venne fatto all'università sulle matricole, insomma la motivazione per la quale insomma, a 19 anni si sceglie di iscriversi alla facoltà di psicologia spesso non è pura curiosità scientifica, però ha a che fare con qualcosa di molto personale, quindi forse con una predisposizione alla riflessione, all'attenzione che si pone verso gli altri, verso le dinamiche, verso le relazioni. Quindi così una curiosità spontaneamente che si dedica a questo, ecco, da subito. Ecco, diciamo che ogni persona, ogni individuo è diverso e si sceglie un po' quello, un qualcosa che si sente più nostro, più affine a noi, nelle nostre corde. Che somiglia. Che ci somiglia, ecco, nell'intimo e anche nella nostra interiorità, perché l'interiorità è un po' il leitmotiv della psicologia e della psicoterapia, andare a scavare. Ecco, ricordo ai nostri ascoltatori di condividere tutto questo tramite i canali, i social, i contatti di riferimento, e andiamo avanti. La psicologia giuridica, sì, cos'è? Quanto è importante per lei ancora oggi e insomma su cosa va a intervenire? Allora, la psicologia giuridica, ecco, come è facile intuire, accosta due ambiti apparentemente distanti, quello della psicologia e quello della giurisprudenza. Nasce dall'esigenza di affidare da parte di giudici, avvocati, a dei tecnici specializzati lo studio e l'analisi di situazioni che riguardano la vita delle persone. Quindi se fino a qualche anno fa erano i giudici che si occupavano di, non so, separazioni, affido di minori, oggi il giudice affida l'indagine a professionisti, quindi che sono persone, professionisti in grado di appunto fare un'analisi della situazione e restituire al giudice una competenza che lui non può avere perché ha una competenza giuridica. Quindi il lavoro si svolge appunto con i minori, nelle separazioni, soprattutto nei divorzi, e, insomma, ma anche in tanti altri casi in cui il giudice ha assoluta necessità di rivolgersi a un tecnico. Ecco. Assolutamente, ed è molto molto importante, la ringrazio che lo stia condividendo tramite insomma la nostra rubrica assieme ai nostri ascoltatori, soprattutto per loro. Perché non ci sono solo le leggi che sono importanti, che poggiano, si basano su insomma una struttura solida, ma c'è anche il lato emotivo, psicologico nel gestire tutto questo. Certo. E spesso non si capisce ancora oggi l'importanza, si sottovaluta, no? L'importanza, certo, di avere un sostegno accanto a una figura come la sua, che ci possa anche guidare spesso in un mondo complesso e che genera spesso sofferenza inevitabile, no? Sì, assolutamente. Ecco, ci sarebbero tante cose da dire su questo. Sempre in linea generale, quali sono aspetti importanti da considerare? A quali aspetti è più attenta nel suo lavoro quotidianamente? Beh, per me è molto importante l'incontro con il paziente. Credo che nel momento in cui una persona si decide, si risolve a rivolgersi ad uno psicologo, ad uno psicoterapeuta, sia un momento insomma molto prezioso. Ecco.
È un momento molto prezioso perché è un momento nella vita di una persona in cui una persona con, credo con molto coraggio e con molta umiltà si rende conto di non riuscire a farcela da solo e quindi affida la propria parte più preziosa, più intima, più profonda ad un tecnico. Quindi per rispondere alla tua domanda, Riccardo, insomma, qual è la cosa, l'aspetto su cui io do insomma, maggiore attenzione è l'incontro, forse il primo incontro con il paziente. Ecco, perché credo che sia un momento insomma, abbastanza unico e irripetibile. Non sono tante le occasioni nella vita di una persona in cui ci si dà questa possibilità. È vero, è decisivo il trovarsi per la prima volta di fronte a un paziente, un uomo, una donna che sia, insomma, e capire anche l'unicità, sì, i suoi pregi e difetti di chi si ha di fronte. È decisivo per entrambi. Quella è una coppia, no? C'è il professionista e il paziente, e il futuro potenziale paziente, e quello è un momento unico per entrambi, no? Importante perché poi è foriero, è un po' l'apripista, traccia quello che sarà il percorso, sì, e la crescita evolutiva di questo, sì, rapporto a tu per tu. Sì, sono due persone che si incontrano in quel momento, ma dietro c'è un lavoro di anni per il terapeuta, di formazione e preparazione, per il paziente di preparazione a quell'incontro, a quel primo incontro. Assolutamente, io le faccio i complimenti, insomma, perché insomma, accanto a me stiamo condividendo tutto questo, è importante, e ognuno di voi è diverso. E per quanto riguarda lei c'è anche un valore aggiunto, perché insomma siamo nell'ambito della psicologia giuridica e spesso si presentano situazioni complesse. Si è trovata a volte, siamo prima di giungere veramente in conclusione, di fronte a casi, sempre in linea generale perché approfondendo richiederebbe molto tempo, ma a casi che l'hanno messa più a dura prova nell'ambito della psicologia giuridica? Assolutamente sì, l'ultimo molto recente è un caso di insomma una separazione di una coppia non sposata con una figlia minore in cui il livello di conflittualità aveva portato entrambi i genitori ad accusare l'altro di crimini orribili, insomma esagero dicendo orribili, però insomma si parlava di violenze fisiche, di gravi disturbi di personalità, insomma, di cui si accusavano reciprocamente. Durante questa indagine, durata quasi un anno, sotto gli occhi di noi professionisti abbiamo visto un'escalation, cioè uno scivolare di questa minore, insomma, in una condizione psicologica molto critica. Ed è stato un lavoro di team, insomma un lavoro d'equipe molto impegnativo anche dal punto di vista personale, insomma riuscire a lavorare sulla coppia per recuperare insomma un po' di serenità per questa bambina e come dire, l'obiettivo era quello di dare una possibilità di vita a questa bambina che senza il nostro intervento forse non avrebbe avuto. Obiettivo raggiunto, ogni volta c'è uno stimolo, una sfida nuova, sì, che accoglie sempre, insomma è sempre pronta a questa sfida, ma poi insomma una volta che si supera le gratificazioni, le soddisfazioni a livello emotivo, emozionale, nello scambio anche che si crea nel rapporto, è un qualcosa di indescrivibile veramente. Sì, assolutamente, anche il dispendio di energie psichiche è indescrivibile. Assolutamente, però, ci sono anche insomma, però, i lati, sì, più impegnativi e meno piacevoli, ma insomma nell'insieme è un arricchimento, sì, continuo. Raggiungere l'obiettivo nel nostro lavoro è assolutamente gratificante. È, certo, sì. Siamo giunti in conclusione, il suo futuro come psicologa, psicoterapeuta nell'ambito della psicologia giuridica, come potrebbe ulteriormente evolvere la psicologia giuridica? Io spero sempre di più che la psicologia, la psicoterapia entri sempre di più in ambiti da cui finora è stata esclusa. Si parla tanto di, non so, insomma, inserire la figura dello psicologo nelle scuole. Pensiamo a quanto è stressante il lavoro dell'insegnante, alle superiori, alle elementari, insomma. Persone che avrebbero bisogno di una figura insomma istituzionale, ecco, istituzioni che dovrebbero secondo me avere al loro interno la figura dello psicologo. La scuola è un esempio, ma insomma assolutamente sono... E mi aggancio per dire proprio in conclusione che in un periodo adesso insomma con l'inizio nuovamente delle scuole è un periodo ancora più delicato e difficile. Cari ascoltatori, appelliamo anche a tutti voi genitori in ascolto,
è importante che i vostri figli siano supportati da una giusta, valida figura seria e professionale nelle strutture scolastiche, perché specialmente in questo periodo ce n'è tanto bisogno, un periodo difficile che speriamo di superare e che passi il prima possibile. Io non posso che augurarle il meglio, insomma, per il suo futuro, per la sua attività, ma se c'è un messaggio ultimo che lei vuole lanciare a tutti coloro che sono in ascolto. Forse l'invito a superare il pregiudizio rispetto al rivolgersi ad uno psicologo, ad uno psicoterapeuta. Insomma, spesso è il miglior investimento che possiamo fare per la nostra vita. Assolutamente. Quindi, insomma, ci vuole coraggio, ci vuole umiltà, ci vogliono grandi risorse interne per sedersi la prima volta di fronte ad un professionista di questo tipo. Quindi, insomma, invito chi ne ha bisogno, come dire, a rompere gli indugi, a superare l'imbarazzo, a superare il pregiudizio. Lasciamoci andare tutti, insomma, e affidiamoci a professionisti che sappiano sempre ascoltarci, indipendentemente dalla nostra età. Tutti, insomma, in qualche modo ne abbiamo bisogno nella nostra vita. E siamo giunti in conclusione, diamo subito i contatti di riferimento della dottoressa Chiara Rossetti, dottoressa psicologa psicoterapeuta, si occupa anche di psicologia giuridica. Abbiamo due cellulari di riferimento, 347-58-93212, 329-85-82281. Poi abbiamo l'indirizzo Borgo San Lazzaro 1 Roma, Facebook Centro Psicoterapia Clodio, sito web silvialiberati.it, ovviamente una pagina ricca di contenuti, foto e descrizioni sempre aggiornate, mettete tanti like, mi raccomando, condividete, un sito web completo a partire dalla home page sfogliando le varie pagine interne. Le email info@silvialiberati.it, Chiara Rossetti @libero.it. Un saluto alla dottoressa Chiara Rossetti, un saluto a tutti, grazie. Grazie, ciao Riccardo, arrivederci.